Cari fratelli e sorelle, cari amici che ci state seguendo, ricevete un affettuoso saluto nel nome del Signore Gesù. Siamo grati a Dio di poter essere ancora una volta insieme ed insieme rivolgerci alla Sua parola. Questa meravigliosa parola, che è una parola di consolazione, è una parola di speranza, è una parola di guarigione, è una parola di salvezza. È una parola di vita eterna. Voglia Dio ancora benedirci in questo momento con la sua santa, benedetta e divina parola. Vogliamo leggere insieme nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, i versi dal 19 al 23. Così possiamo leggere in questi versetti, Ebrei, capitolo 10, dal 19 al 23. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Fino a qui la lettura della parola di Dio. E vogliamo confrontare insieme alcune realtà e verità espresse nei versi che abbiamo letto con i fatti che stiamo vivendo nella quotidianità in questo periodo particolare. La prima realtà, la prima verità, realtà che viene espressa, la troviamo scritta al verso 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. E certamente è un qualcosa di particolare parlare di libertà in questo momento, in questo periodo in cui noi siamo privati di tutte le nostre libertà fondamentali. Ed è una privazione della libertà alla quale ci stiamo sottoponendo volontariamente, spinti da una causa di forza maggiore che è il preservare le nostre vite e quelle degli altri. Non possiamo fare in altro modo se vogliamo preservarci e preservare gli altri. Mentre qui si parla di una libertà che in realtà è una libertà della quale nessuno ci può privare. Nessun uomo, se lo desidera, se la desidera questa libertà, ne può essere privato da nessuna causa e per nessuna ragione. Ed è la libertà di entrare nel luogo santissimo. Vogliamo comprendere che cosa significa? Che cos'è questa libertà? Il luogo santissimo era nel tabernacolo costruito da Mosè nel deserto prima e nel tempio costruito da Salomone poi e poi ricostruito anche successivamente da Zorobabele, era quella parte appunto del tabernacolo e del tempio dove nessuno poteva entrare se non una persona sola una volta all'anno, perché in quella parte del tabernacolo, in quella parte del tempio, vi era la viva presenza di Dio. E vi poteva entrare solo una persona presentando il sangue di un agnello che veniva sparso per coprire i peccati dell'uomo, i peccati della persona che si presentava e di tutto il popolo. Senza quel sangue non sarebbe stato possibile sopravvivere perché lì c'era Dio e Dio è santo e non può avere comunione col peccato. Non può stare, nessuno peccatore può stare nel luogo santo se non è perdonato, se non è purificato. Ma questo verso ci parla di questa libertà. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, che oggi non è più un qualcosa di materiale, ma è una realtà spirituale, la presenza vera, vivente di Dio. Abbiamo libertà di entrare nella presenza di Dio, non più per il sangue di un agnello,
ma per il sangue di Cristo, per il sangue di Cristo Gesù, quel sangue che è stato sparso 2000 anni fa alla croce. Quel sangue versato ha la potenza, l'efficacia, la capacità di purificarci e di lavarci dai nostri peccati nel momento che ci rivolgiamo a Dio, chiediamo perdono, confessiamo e desideriamo di esserne liberati, ci pentiamo. Il sangue di Gesù ha la potenza, l'efficacia di liberarci, purificarci, renderci puri davanti a Dio e di donarci la libertà di entrare nella sua presenza, libertà di avere comunione con lui, di ricevere il suo Santo Spirito nei nostri cuori, la sua dimora dentro di noi. È una libertà straordinaria, qualcosa di glorioso. In questo tempo di privazione di libertà, questa libertà nessuno ce la può togliere, perché ci viene donata da Cristo Gesù, il quale per donarcela ha versato il suo sangue. Abbiamo questa libertà, non vogliamo farne a meno, non vogliamo privarcene, perché soltanto noi possiamo privarcene se rinunciamo volontariamente, se ci disinteressiamo, ma per chiunque vuole questa libertà rimane. Questa libertà la si conserva anche se dovessimo trovarci in uno stato di detenzione, se dovessimo trovarci in uno stato di malattia, se dovessimo trovarci in uno stato di debilitazione o in qualsiasi condizione che può menomare una libertà umana terrena, non potrà mai privarci né menomarci di questa meravigliosa libertà, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, libertà di stare alla presenza di Dio, libertà di sentire la sua presenza nelle nostre vite, di avere comunione con lui. È straordinario poter considerare questo tipo di libertà di cui nessuno ci può privare, salvo che ne vogliamo noi fare a meno. In un tempo come questo, dove la libertà veramente è limitata, molto limitata, ma poi c'è un'altra realtà che vogliamo prendere in considerazione. Qui si parla di percorrere una via. Noi in questo tempo, in questi giorni, in questi mesi ormai, vediamo le vie delle grandi metropoli che abbiamo sempre visto, siamo stati abituati a vedere ingorgate di traffico, con difficoltà di transito perché piene di auto, piene di ogni tipo di mezzi. Siamo stati abituati a vederle sempre trafficate. Oggi vediamo queste vie, queste strade deserte. Non soltanto le vie, vediamo anche le ferrovie dove correvano treni. Oggi vediamo poco movimento. Addirittura possiamo alzare gli occhi verso il cielo e vediamo anche che gli spazi aerei sono poco percorsi in questo tempo. Ma qui si parla di una via che è aperta, una via che può essere percorsa, si parla di una via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina. Ancora una volta si parla di una cortina. Che cos'era la cortina? La cortina era un grande telo che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Siamo ancora nel tabernacolo, siamo ancora nel tempio. Il tabernacolo fatto da Mosè nel deserto e il tempio costruito da Salomone poi e ricostruito da Zorobabele avevano queste due parti divise da un grande telo. La prima parte era il luogo santo, la seconda era il luogo santissimo. Quel telo impediva di passare dal luogo santo al luogo santissimo. Da un punto di vista di spazio materiale era pochissimo, ma da un punto di vista spirituale era una distanza incolmabile. Era una distanza incolmabile per l'uomo che separava l'uomo da Dio, ma adesso c'è una via nuova, una via vivente che l'uomo può percorrere senza intoppi, senza impedimenti, senza divieti.
E questa via è la carne di Cristo, è la vita che Cristo ha dato per noi sulla croce. Grazie a questa vita che è stata data al posto nostro, quella cortina è stata tolta di mezzo e noi possiamo passare attraverso quella cortina ed entrare nella presenza di Dio, dove Dio dimora, dove Dio ci accoglie, dove Dio desidera ritrovarsi con noi. Oggi non è più un luogo materiale, vogliamo ripeterlo? Grazie a Dio c'è una via che possiamo percorrere quando le vie sono vietate, quando il traffico è limitato, in un tempo in cui non si può girare liberamente, vi è una via che possiamo percorrere con libertà, con assoluta, piena, completa libertà. È la via che va da noi a Dio, da noi alla sua presenza. Ripeto, era una cortina, da un punto di vista delle distanze materiali era niente, ma da un punto di vista delle distanze spirituali era una distanza incolmabile. Oggi la possiamo passare attraverso quella cortina ed entrare nella presenza viva di Dio per mezzo della vita di Cristo che è stata data per noi 2000 anni fa al Calvario. Che meravigliosa realtà! Non solo, ma qui si parla in un tempo in cui dobbiamo stare distanziati gli uni dagli altri. C'è il distanziamento sociale che serve per contenere questa epidemia terribile che si è diffusa su tutta la faccia della terra. L'unico metodo ad oggi ancora efficace è quello di stare distanti gli uni dagli altri. Addirittura dobbiamo vivere anche distanti dentro le nostre case gli uni dagli altri. A volte non ci si può neanche scambiare così un gesto di affetto, bisogna stare lontani anche dai nostri cari. Bene, in questo tempo noi leggiamo questa parola: avviciniamoci. Avviciniamoci, è scritto al verso 22, con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato di acqua pura. In un tempo in cui dobbiamo stare distanti gli uni dagli altri, la parola di Dio dice che noi possiamo avvicinarci a Dio. Avviciniamoci, avviciniamoci al Signore, avviciniamoci a Dio, facciamolo con tutto il cuore, con un cuore sincero e con piena certezza di fede, perché qualcuno ha sparso il suo sangue per noi, Cristo Gesù ha versato il suo sangue per noi, perché qualcuno ha dato la sua vita per noi 2000 anni fa al Calvario, Cristo Gesù ha dato la sua vita. Grazie a questo noi possiamo avvicinarci. Che parola forte in un tempo in cui dobbiamo stare distanti gli uni dagli altri. Avviciniamoci. Avviciniamoci al Signore con cuore sincero e con piena certezza di fede. Un'altra realtà che viene espressa sempre in questo verso è questa: avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. È un tempo in cui bisogna lavarsi le mani, bisogna lavarsi spesso. In realtà questa è una norma igienica che è bene praticarla in ogni tempo, non soltanto in questo tempo. È un tempo in cui l'aria è contaminata, in cui gira un morbo, un virus invisibile, in cui ci si può contaminare all'improvviso senza rendersi conto, un tempo di contaminazione virulenta, terribile e anche letale in molti casi. Ebbene, in un tempo come questo, noi qui leggiamo che possiamo essere purificati, lavati. E questa è una purificazione ed è un lavacro che va ben oltre alla realtà di un virus che pure è micidiale, che pure è letale in alcuni casi, in diversi casi.
Ma c'è un virus ancora più letale, c'è un virus ancora più terribile e questo virus è il peccato, sono i nostri peccati. La parola di Dio dice che il salario del peccato è la morte. Questo virus purtroppo, in molti casi ha portato le persone anche alla morte terrena, ma il peccato porta l'uomo alla morte eterna. Possiamo essere lavati, possiamo essere purificati. Noi stiamo pregando Dio perché Dio benedica, perché Dio conceda ancora anche di trovare quelle soluzioni anche a queste situazioni, possa concedere di trovare un vaccino, di trovare dei farmaci perché possa alleviare. Noi preghiamo il Signore per tutto questo, ma qui la parola di Dio ci parla di essere purificati, di essere lavati non da un virus materiale, ma dal terribile virus del peccato. Possiamo avere la coscienza lavata, purificata dal sangue di Gesù, avere il corpo lavato di acqua pura. Qui non si parla di acqua e di corpo materiale, ma si parla dell'acqua della parola di Dio, questa parola che quando noi la leggiamo, la meditiamo, la riceviamo, ci purifica, ci lava, ci rende netti. È una parola che lava l'anima, lava la coscienza, lava il cuore perché ci mette a nudo e ci fa vedere il nostro bisogno che abbiamo di Dio, del perdono dei nostri peccati e ci fa rivolgere al Signore, ci fa cercare il Dio con tutto il nostro cuore. Possiamo essere lavati, purificati. Non c'è un vaccino che possa liberare l'uomo dal peccato, non c'è un farmaco, una medicina, ma c'è la parola di Dio, c'è il sangue di Gesù, c'è l'opera di Cristo alla croce. E ancora la parola del Signore ci dice al verso 23: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare. È un tempo in cui c'è bisogno di speranza e noi riponiamo la speranza in tante cose, ma poi vediamo che queste cose hanno difficoltà a garantirci ciò per cui noi speriamo. Ma qui la parola di Dio dice che noi possiamo mantenere ferma la speranza nostra. Riguardo alle cose eterne, riguardo alla vita eterna, possiamo mantenere ferma la confessione della nostra speranza, perché non si fonda su promesse terrene, umane, fatte da uomini che pur in buona fede, pur con tutta la buona volontà, non sempre possono assicurare per i limiti umani ciò che viene promesso, ciò che ci si propone di voler donare. Ma qui c'è qualcuno che quello che promette mantiene, perché egli ha comprato col suo sangue, ha pagato con la sua vita perché noi potessimo realizzare queste meravigliose promesse. E questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. E questa vita è proprio nel Figlio di Dio. Questa vita eterna è in Cristo Gesù, nostro Signore. E per la sua promessa noi attendiamo nuovi cieli e una nuova terra dove giustizia abita. Che meravigliose realtà, che meravigliosa libertà possiamo godere, di cui nessuno può privarci in un tempo che siamo privati di tutte le nostre più importanti libertà, la libertà di stare nella presenza di Dio per mezzo del sangue di Cristo, che ci lava e ci purifica da ogni peccato. Che meravigliosa via possiamo percorrere in questo tempo in cui è vietato muoversi, è vietato uscire di casa. Che meravigliosa strada, via gloriosa che possiamo percorrere con piena libertà, senza dover chiedere il permesso a nessuno. E questa via
è la via che ci introduce nella presenza di Dio. Possiamo passare inaugurata attraverso la cortina, possiamo entrare nella presenza di Dio. Questa via ha un nome, si chiama Gesù. Io sono la via. Per la fede in Lui, noi possiamo percorrere questa via che ci introduce nella presenza di Dio, dove possiamo stare con Lui, dove Egli ci attende, dove Egli vuole avere comunione con noi. In un tempo di distanziamento, in un tempo in cui dobbiamo stare lontani gli uni dagli altri, anche dai nostri cari, la parola di Dio ci dice: avviciniamoci con cuore sincero, avviciniamoci a Dio, perché Cristo Gesù ha pagato per noi e ci ha aperto la via per andare al Signore. Avviciniamoci e manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché essa si fonda su promesse di qualcuno che può mandarle a compimento. Questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio Suo. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Cerca con tutto il tuo cuore il Signore. In questo tempo particolare godi della libertà, afferra la libertà di poter entrare nella viva presenza di Dio, percorri la via della salvezza, avvicinati al Signore e confida, tieni ferma la speranza che Dio ha preparato qualcosa di glorioso, qualcosa di meraviglioso e di eterno per me, per te, per tutti quelli che lo desiderano e che credono e che confidano in Lui. Il Dio ci benedica.